E lei Sofì, insieme siamo in me contro te. Benvenuti in una nuova slime challenge. Stavolta una slime challenge davvero particolare con un ospite d'onore. Già lo starete vedendo, diamo il benvenuto a Ray. Ray, dove sei? Ray, dove sei? Eccolo, svegna. Oggi sarai l'ospite speciale del video, ne sei onorato. Sarà super super divertente perché stavolta non sarà come al solito la fortuna a decidere chi avrà lo slime migliore, ma sarà il nostro cucciolo. Sarà un vero e proprio ingrediente dello slime. Passami la spatolina, andiamola a mescolare. Che scemo. No, lui sarà la nostra giuria, sarà colui che darà l'esito. Infatti adesso andremo a prendere due ingredienti del nostro slime, li metteremo uno di fianco all'altro con davanti un croccantino e sarà proprio lei a scegliere quale ingrediente utilizzare in base al croccantino che andrà a prendere. Alla fine mescoleremo tutto e vedremo chi avrà fatto lo slime più bello. Non vedo l'ora, andiamo a prendere i croccantini. Ok, ci sono, ecco qui i croccantini. Eccolo, già si lecca i baffi. Sì Ray, sono i croccantini, lo so che ti piacciono. Fanno una puzza. Per prima cosa io trattengo Ray. È impaziente. Stai qui, no, no, dove è andato? Non appena visto i croccantini è impazzito. Torna qui. Tranquillo, la te li do. Ray, vieni qua, bravo, bravo, sì, 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 qui, ok, bravissimo. Ok, sei in trappola. Le prime due colle tra le quali Ray dovrà scegliere il mio ingrediente. Le mettiamo qui e andiamo a mettere davanti a ognuna un croccantino al tacchino con i suoi preferiti. Hanno un odorino che non vi dico. Ne mettiamo uno qui e uno qui. Bene, sono proprio curiosa, chissà quale sceglierà Ray. Ok, Ray, sei pronto? Vai, scegli. Ha scelto la colla azzurra. Dai, devo dire ottima scelta, grazie Ray. Un colore bellissimo, super brillantinato. Quindi vado a versare la mia colla scelta da Ray nella mia pirofila. Oh, wow. Questa azzurra è in assoluto la mia preferita. È stupenda. Sono troppo felice. Che succede? No, non ci credo. Che è successo? Mentre noi eravamo distratti dalla colla, Ray ha mangiato anche l'altro croccantino. Cosa? Ha mangiato il croccantino che era qui. Ray, sei un ladro di croccantini, lo sai? Bene, l'ho versata tutta. Adesso tocca a te, mio caro lui. Prossime colle, giallo e verde. Il mio colore preferito contro il colore preferito di Sofì. Posizioniamole. Trattengo Ray, vieni qui cucciolino. Dobbiamo aspettare, il gioco è così. Prendiamo i due croccantini, uno qui e uno qui. Sei pronta per lasciare Ray? Prontissima. Vai, sì. Vai. Giallo? Ha scelto il giallo, il tuo colore. Bellissimo, che poi il giallo se ci pensi sta bene con qualunque colore. Quindi adesso nel prossimo round, anche se prendessi un colore schifoso, sarà sempre bene col giallo, sei stato molto fortunato. Penso che questa in assoluto sia la challenge preferita da Ray. Aggiungiamo la colla. Vai tutta giù. È dorata. Sì, è bellissima. Oh, dai, scendi, scendi, colla. Dai. Ok, tutta giù. Su Ray, torna qui. C'è la prossima scelta da fare. Però ho capito il gioco. È il suo gioco preferito, in assoluto. Bene, le due colle sono state posizionate. Da una parte abbiamo la viola brillantinata, che se aggiunta alla mia colla blu farebbe diventare il mio slime un po' troppo scuro. E poi da quest'altra parte abbiamo la colla trasparente. Sinceramente io spero proprio che lui scelga questa, perché ci sarebbe benissimo. Verrebbe uno slime wow. Su Ray, non scappare, aspetta. Ok, croccantino, croccantino. Vai Ray. Ha scelto di nuovo quel lato. No, ha baciato anche quel croccantino. No, ma scegli sempre questo lato. Io comincio a pensare che non scelga a caso, ma prenda sempre quel lato lì. Anch'io lo penso. Dai, devi scegliere il colore dello slime. Cosa vuoi fare? Vorrebbe mangiare tutto il pacco, questo lo metto via. Quindi vado a mettere questa colla viola. Ray, perché hai scelto questa? Wow, la base sembra bellissima. Però sai, infatti, devo dire che questi colori stanno benissimo insieme. E poi questa colla è super brillantinata. Quindi dai Ray, ottima scelta. È super curioso di vedere lo slime che uscirà fuori. Ancora un attimino e lo vedrai. Ok, il mio mix è stato fatto, tocca a te. La prossima scelta invece è fra due colle trasparenti, ovvero quella trasparente e basta e quella verde trasparente. Posizioniamole. Prendiamo i due croccantini, posizioniamoli. 3, 2, 1, vai Ray!
Oh, ho preso quella trasparente e anche l'altra. Che cavolo, non puoi essere così goloso di croccantini però. Comunque ho preso quella trasparente per prima. Sì, quindi andiamo ad unirla alla nostra colla gialla. Apriamo e vai giù colla. Devo dire che non si vede completamente. Serviva solamente a dare un po' di volume al nostro slime. Wow. Lui, basta. Fino all'ultima goccia. Ma basta, ci staremo un anno. No, dai. Va bene. Adesso che le colle sono state scelte, il nostro piccolo chihuahuino andrà a scegliere la consistenza dello slime. E quindi se sarà un fluffy slime con la schiuma da barba o se sarà un butter slime con la maizena. Posizioniamo gli ingredienti. Croccantini time. E vai dai. Vai dai. Schiuma da barba. E anche l'altro. Golosone. Sarà fluffy. Sono super felice. Stavolta ne andrò a mettere davvero davvero poca, perché vi ricordo che io sono un vecchio saggio e la mia esperienza dice che se ne mettete troppa diventerà uno schifo. Quindi su. Prossimi ingredienti, abbiamo di nuovo la maizena per fare il butter slime e le palline per fare il crunchy slime. Quale sceglierà? Come vorrà far diventare il mio slime, il nostro piccolo Ray? Posizioniamo gli ingredienti. Croccantini, uno qui, uno qui. Lancio del chihuahua. Crunchy. Ha scelto crunchy. Wow, andiamo a mettere le palline. Super crunchy. È stranissimo, colla trasparente, colla gialla e palline viola. Wow, combinazione nuova. Ragazzi, il nostro piccolo cucciolo dovrà fare la scelta più importante, quella decisiva che andrà a segnare la sorte del mio slime. Infatti da una parte avremo il colorante rosso, il quale farà diventare il mio slime uno schifo, perché non c'entra niente questo colore. E dall'altra abbiamo dei meravigliosi glitter bianchi che lo faranno diventare ancora più scintillante. Quindi immaginatevi cosa spero. Spero tantissimo che lui scelga proprio questi. Li vado a posizionare. Ehi, mi raccomando, scegli questi. Ok? Questi, guardali. Sono bellissimi. Li metto qui. Croccantino. Croccantino. Vai Ray. Vai Ray. No. Ha scelto il colorante. No, perché? Perché? Non devi scegliere questi, Ray. Allora non gli frega niente. Lui pensa soltanto ai croccantini. Ci rovinerà. Diventerà uno schifo. Non c'entra proprio nulla il colorante rosso. Terribile. Sembra sangue. La prossima è l'ultima scelta e sarà anch'essa tra glitter e colorante, entrambi di colore verde. Quale sceglierà? Non devi scegliere adesso, aspetta. Beh, secondo me è già scelto. Posizioniamo. Sì, ho scelto lui. Ma cavolo, non ho messo neanche i croccantini. Aspetta un attimo, dai. Allora, croccantini. Lo trattengo. Pronti, partenza, via. Glitter. Mi piacevano proprio. Wow, che belli. Andiamoli a mettere. Fai glitter. Siete con me? Meraviglia. Questa combinazione di colori è davvero stranissima. Chissà che succede appena andiamo a mescolare. Ma direi di non perdere altro tempo e scoprire subito che slime ne uscirà fuori. Quindi spatolina e andiamo a mescolare. Wow. Questo momento è sempre super soddisfacente. Ma è un colore bellissimo. Un verde giallo. Azzurro, non so. Mescolo anche il mio. Chissà che colore ne uscirà fuori. Questo rosso non ci voleva. Ok. Guardate quanto rosso c'è. No. E anche stavolta mi sa che ho messo troppa schiuma da barba. È davvero disgustoso il colore. Ma era meraviglioso. Perché è diventato così? Non lo so proprio. Sembra dentifricio. Avete presente il dentifricio bianco con le strisce blu e rosse? Ecco, è questo. Aggiungiamo l'attivatore al nostro slime e vediamo cosa ne esce fuori. Vi ricordo che se non l'avete potete aggiungere bicarbonato e liquido per lentine. Il tuo sta venendo? Insomma, mi aspettavo un colore un po' più bello, devo dire. È diventato molto verde. Sembra muco. Oh, vomito. Mescoliamo, aggiungiamo un altro po' di liquido. Io sto rimanendo veramente molto meravigliata. La schiuma da barba non ha fatto più praticamente vedere nessun tipo di glitter. Vi ricordate quanto era glitterato? Era meraviglioso. Adesso è color pastello, è un lilla pastello. Il mio invece è diventato proprio color nuco. Ehi, che schifo, basta. Però il mio è meno fluffy. Proviamo a prenderlo, okay. Io già l'ho preso e me ne sono pentita.
Wow! È molto appiccicoso il mio. No, il mio è davvero bello. Perché? Dove ho sbagliato? Perché è venuto così? Ray, perché mi hai fatto perdere la sfida? Guardate che schifo, si è appiccicato tutto. Ok, non me ne libererò mai più. Come farò a toglierlo dalle mani? Mi sa neanch'io. Oh oh. Ma comunque, Team Trote, l'avventura di oggi si conclude qua. Wow! Domani scoprirete se siamo riusciti a toglierci lo slime dalle mani oppure saremo diventati dei mostri mani di slime. Noi passiamo a salutare l'avvocato di oggi, che è Luigi Baccaro, e ci vediamo domani con la nostra avventura. Ciao!